Nei giorni scorsi è approdata in aula la nota aggiuntiva al DEF 2018 che contiene le linee programmatiche in campo economico che saranno alla base della prossima legge di bilancio. Durante le audizioni molti sono stati i rilievi e le preoccupazioni espresse dagli organismi auditi e da molti colleghi di minoranza, legittimamente, visto che è il loro ruolo, che considerano eccessivamente ottimistiche le previsioni degli effetti positivi di un'espansione della spesa capace di generare maggiori consumi, secondo le stime, dicono, troppo discoste dalle linee tendenziali previste. Alcuni interventi, lo dico per onestà intellettuale, sono stati importanti, di alto profilo, di stimolo a tenere sotto rigoroso controllo l'attuazione delle politiche avviate, permettendo, se necessari, precisi e tempestivi aggiustamenti correttivi. Perché, diciamolo, è vero, ogni governo si trova davanti a scostamenti rispetto alle previsioni, è stato anche detto durante le audizioni, e lo ha detto anche il ministro Tria, se saranno necessarie, si faranno, dico io, come altri governi hanno fatto, mutate le condizioni. Alla luce comunque dei risultati degli ultimi anni non si può negare che la crescita del PIL in Italia sia stata modesta. È stato ricordato durante molti interventi, rimaniamo fanalino di coda in Europa, così come la riduzione del debito non è stata molto significativa. Quindi rimaniamo convinti che occorra fare una manovra espansiva, come del resto stanno facendo altri paesi in Europa, sforando l'obiettivo dei deficit previsto. Quindi ricordo le cifre, 2,4% nel 2019, 2,1% nel 2020 e 1,8% nel 2021. Tanto per cominciare, per il 2019 il deficit al 2,4% garantirà la disattivazione dell'aumento dell'IVA, che certamente potrebbe avere un effetto depressivo sui consumi ed è una cosa temuta da tutti coloro che fanno commercio o che producono. Ma questo governo nella nota ha sottolineato come ci sarà una partenza soprattutto per gli investimenti con risorse che dovranno essere ancora aumentate, evidente. Non si può pretendere, molti colleghi dell'opposizione hanno detto, ma avevate promesso in campagna elettorale. Non siamo in campagna elettorale, stiamo facendo una nota aggiuntiva al DEF. Sì, lo dovrebbero sapere alcuni colleghi che sono qui da molti anni. Per cui, rispetto a quello che è promesso, stiamo facendo un programma per portare avanti quelle promesse per quanto possibile negli anni che governeremo. Quindi state sereni, lo so che è una cosa che porta un po' male detta in quest'aula, però state sereni, si va avanti. Certamente rispetto agli investimenti non è, molto saranno gli stanziamenti, ma la grande sfida sarà davvero trovare le soluzioni per rendere una pubblica amministrazione molto più efficace. Questo è un aspetto cruciale. Fondamentale sarà il turnover, che permetterà ai giovani che non sono entrati in questi ultimi anni nel mondo del lavoro e neanche nella pubblica amministrazione, giusto per fare una piccola precisazione, questi giovani potranno essere un patrimonio umano, di risorse umane, che cambierà grazie alla loro cultura moderna, aziendale, la loro voglia di cambiare il mondo. Purtroppo le generazioni che sono state colpite dalla Fornero e quindi aspettano con ansia un cambiamento per poter finire la loro carriera, non possono avere e dare lo stesso impulso al cambiamento, un cambiamento che è necessario in termini di professionalità, di voglia di cambiamento, di progettualità diverse. Questa è la vera sfida. Siamo, per parlare
per esempio dei centri per l'impiego, certamente vanno ribaltati, bisogna studiare qualcosa di completamente diverso. Ma le intelligenze in questo paese ci sono e sono quei ragazzi che finalmente potranno rimanere in Italia per fare grande il proprio paese e non per fare grande la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna, gli Stati Uniti. Dobbiamo riuscire ad essere attrattivi verso questa generazione di intelligenze e ci sono. Ma non solo, è prevista anche, sono necessari anche dei cambiamenti importanti rispetto al codice degli appalti, cioè dobbiamo semplificare la macchina, dobbiamo velocizzarla. Cioè, voi pensate, e anch'io sono un'amministrazione come il collega, sono amministratrice locale come il collega Zuliani, pensate quanto sono ingessati i comuni. Quante opere sono rimaste bloccate, quanto lavoro è stato fermato e sarebbe potuto partire grazie alle opere piccole, medie e grandi dei migliaia di comuni italiani. Cioè ora fare l'amministrazione, l'amministratore locale è una follia, perché si sta in un posto ingessato dove si potrebbero dare le chiavi della macchina ai dirigenti dicendo con quel poco che c'è fate voi il possibile. Ma non è questa è una sconfitta dello Stato. Quindi bisognerà tornare a valorizzare il lavoro dei comuni, perché devo dire mi colpì tantissimo quando l'ex ministro Padoan, il professor Padoan, disse che nei comuni rimanevano ancora enormi sprechi. I comuni sono ridotti all'osso e quotidianamente devono rispondere a quei poveri, e abbiamo capito che sono oltre 5 milioni, che bussano innanzitutto ai sindaci, agli assessori ai servizi sociali, con situazioni così complicate, così spaventosamente complicate, con malattie, senza lavoro, con magari psichiatrici in casa, cioè situazioni pazzesche. E i comuni non hanno, con la nuova emergenza che sono i bambini autistici, c'è un aumento spaventoso e i comuni non sanno come fare per arrivare a fare tutte queste cose. Allora, dignità, fondi, velocizzazioni. Perché se non parte il sistema anche a livello locale non si va da nessuna parte. Poi ovviamente anche le grandi opere, ma c'è qualcosa di importante che è la previsione di un centro di competenze operativo a livello nazionale, proprio che possa offrire alle amministrazioni tutte una consulenza dei servizi di assistenza con una professionalità altissima. Perché nelle province, nei comuni, anche in molti casi anche a livello di uffici statali, non ci sono più delle professionalità così alte? E questo è un depauperamento. Quindi in questo senso le sfide sono davvero grandi, ma la linea tracciata c'è ben presente l'obiettivo che si vuole raggiungere. Così come per il fisco ci sarà per questo anno ci sarà un'attenzione particolare ai piccoli, quindi perché un alleggerimento possa permettere ai piccoli di ripartire, di assumere. E noi sappiamo quanto il nostro tessuto produttivo si basi anche sui piccoli. In tutta Italia noi dobbiamo dare risposte a queste persone e siamo sicuri che danno la loro vita è il lavoro, perché il lavoro è dignità, ma c'è una cultura del lavoro e quindi questi soldi non saranno sprecati, ma creeranno ricchezza, crescita. Ma ancora, dobbiamo dare risposte, mi spiace. La invito a concludere, senatrice. Sì. Al passato, alla disoccupazione giovanile, ma un'ultima battuta sulla scuola, per esempio. Io sono anche assessore all'istruzione e in questi giorni, in questo periodo, giro per le classi, sento professori
e non ho trovato professori che mi hanno magnificato gli effetti della buona scuola, ma tutti mi hanno detto: portate avanti la modifica della legge Fornero, perché non se ne può più, fateci uscire, fate entrare nuove leve. Questo è uno degli obiettivi e noi lo perseguiremo insieme a tutti gli altri, con convinzione, con attenzione, non dai responsabili, perché abbiamo dei ruoli che non ci consentono di essere responsabili, con prudenza ma anche con coraggio, e lo faremo convintamente, guidati dai nostri ministri e dalla nostra squadra di governo. Grazie, senatrice Rivolta. È iscritto a parlare il senatore Nencini.